Di nuovo ben ritrovati con il nostro telegiornale, cronaca in primo piano con un episodio davvero grave che si è consumato a Sarteano. Dopo quello che è successo qualche giorno fa a Sinalunga, quando un uomo che ha sfondato la porta di casa con un'ascia e ha aggredito la moglie polacca, che fortunatamente è riuscita a cavarsela solamente con l'intervento provvidenziale del figlio, ieri un episodio simile. Un tentato omicidio nella tarda serata a Sarteano, appunto, dove un operaio di origine albanese di 36 anni ha tentato di uccidere la moglie a colpi di cacciavite. In questo caso è stato invece provvidenziale l'intervento di alcuni vicini di casa che sono riusciti a bloccare l'uomo. Tutti i dettagli nel servizio di Katiuscia Vaselli. È viva per miracolo e solo perché quel fendente affondato con forza e rabbia dentro al suo corpo, un colpo che le ha rotto lo sterno, si è fermato per miracolo nell'unico punto non mortale. Così una giovane donna di 27 anni ha rischiato di morire per mano dell'ex marito, un operaio di 36 anni. I due albanesi, ma residenti da tempo nella provincia di Siena, hanno un figlio di 4 anni. L'allarme è scattato intorno alle 21:30 di ieri sera con una chiamata molto agitata ai carabinieri della centrale operativa di Montepulciano. L'interlocutore, impaurito e accorato, raccontava ai militari di un'aggressione commessa appunto dall'operaio albanese nei confronti della moglie. Nel giro di pochi minuti i carabinieri di Chianciano Terme, che in quel momento erano i più vicini a Sarteano, luogo dell'aggressione, raggiungevano il posto. L'uomo per fortuna era stato bloccato da due vicini di casa molto energici che erano corsi in aiuto della ragazza. Lei infatti era riuscita a scappare nonostante la ferita profonda per poi cadere a terra esanime. I due vicini erano arrivati quando l'operaio aveva già sferrato due colpi di cacciavite sulla ex moglie, uno allo sterno fratturandolo, l'altro al braccio sinistro perché la donna aveva provato a difendersi. Verosimilmente l'uomo aveva già in mente di attuare il suo piano perché ieri aveva insistito con la ex moglie, che ha l'affido del bambino con un provvedimento del Tribunale dei Minori, per poter vedere il figlio, promettendo però che lo avrebbe riportato a casa in serata intorno alle 21. Sarebbe invece stata la donna ad andare a prendere il piccino a casa dell'ex marito. Qui la giovane ha quasi trovato la morte. Solo l'intervento tempestivo dei due vicini, che sono riusciti a bloccare l'operaio in preda alla furia, e l'arrivo veloce dei carabinieri e dei soccorsi hanno salvato la vita alla giovane madre. La donna, portata con urgenza al policlinico delle Scotte e all'inizio dichiarata in prognosi riservata, stamani è invece riuscita a parlare ed è stata sentita dai carabinieri. Sull'uomo, attualmente detenuto nel carcere di Santo Spirito, grava invece l'accusa di tentato omicidio. E ancora la cronaca, una rapina che si è consumata nella banca Chiantibanca fuori Porta Pispini a Siena oggi intorno alle 13. Tre persone a volto travisato da berretto e fazzoletto sono entrati minacciando i dipendenti e facendo intendere di avere una pistola ma senza mostrarla in pubblico. Hanno rinchiuso dipendenti e clienti, 8 persone nel bagno della banca e sono stati prelevati 10.000 euro. La polizia fortunatamente è subito arrivata sul posto con volanti e squadra mobile. La sala operativa ha immediatamente diramato le ricerche che sono ancora in corso, così come le indagini che proseguono serrate. Una donna ha accusato un lieve malore per lo spavento, è stato infatti intervenire il 118, ma fortunatamente nulla di grave per lei. Sono ripresi invece oggi a Poggibonsi gli incontri didattici presso tutte le scuole medie e gli istituti superiori della Valdelsa e del Chianti a cura dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi. Incontri previsti da un vasto ciclo di conferenze programmate che hanno come tema la cultura della legalità e sono diventate ormai un appuntamento fisso per giovani studenti che in questi giorni hanno la possibilità di interloquire e confrontarsi con i carabinieri su temi come il bullismo, l'abuso del web. Obiettivo: sensibilizzare gli adolescenti al rispetto delle regole di una buona convivenza, adattando nel tempo gli argomenti ritenuti di maggiore impatto sui giovani, appunto come il bullismo e il disagio giovanile. E a Siena invece la sicurezza passa anche attraverso il vigile di quartiere che torna grazie alle nuove assunzioni fatte proprio dal Corpo di Polizia Municipale. Saranno in tutto 8 i nuovi vigili che si alterneranno nei quartieri periferici di Siena a svolgere compiti di polizia di prossimità. 5 saranno assunti a tempo indeterminato, scelti con un concorso, gli altri 3 invece a tempo determinato. Ci spiega tutto il progetto il comandante dei Vigili Urbani di Siena, Cesare Rinaldi.
Comandante Cesare Rinaldi, torna il vigile di quartiere, questa polizia di comunità che la cittadinanza chiede perché ha bisogno di sentirsi vicino alle forze dell'ordine in questo momento. Sì, prossimamente riavremo un inizio rispetto a questo tipo di servizio, interrotto ormai un po' di tempo fa a causa della mancanza di personale, quindi un nuovo inizio, un tentativo di ripristinare anche nei numeri pian piano quel tipo di servizio che per essere svolto appunto in modo adeguato ha bisogno di un numero anche maggiore rispetto a quello che è in questo primo segnale. Questo è il concorso che lei aveva annunciato ci sarebbe stato in occasione della festa annuale della Polizia Municipale, quindi un concorso che cerca vigili urbani a tempo determinato per il momento. Determinato, 5 vigili urbani, 5 agenti di Polizia Municipale, vigili urbani ormai è un modo di dire, ma insomma, 5 agenti che si andranno ad aggiungere a questi a tempo determinato, invece con 3 a tempo indeterminato. E niente, cercheremo di, in base anche a quelle che saranno poi le capacità iniziali di ognuno di loro, da quello dipenderà diciamo, l'inizio effettivo poi del servizio, perché la conoscenza del territorio, la professionalità che magari potranno già avere o meno, ci consentiranno di partire prima o dopo rispetto a questo dato su certi tipi di servizio. Dove saranno questi nuovi agenti? I quartieri saranno quelli periferici classici, quindi Taverne, Isola d'Arbia 1, San Miniato e Vico Alto con la zona dell'ospedale compresa l'altro, poi abbiamo l'Acqua Calda con il Petriccio, Costa Alpino fino a Massetana Romana e poi un altro un pochino più meno decentrato, quello di Ravacciano, che anche quello avrà bisogno poi insomma, dove i cittadini ritengono che ci sia più bisogno di voi, della presenza delle forze dell'ordine. Quali gli orari, cioè come faranno amicizia i cittadini con la Polizia Municipale? Con la presenza, quindi con la presenza non solo girando con la macchina, con il veicolo, ma anche proprio passeggiando, facendosi vedere, osservando, vigilando per l'appunto, e quindi per le varie questioni, quindi prevenzione rispetto agli illeciti in generale e repressione rispetto a tutti gli argomenti che non sono solo codice della strada, ma commercio, edilizia e chi più ne ha più ne metta. Insomma. Noi avremmo voluto averlo anche da prima, perché questa è una richiesta che ci fanno i cittadini in ogni assemblea di quartiere che facciamo. Perché il vigile non è solo un elemento che serve per la sicurezza urbana, dove i dati dei reati sono in calo, ma il bisogno di sicurezza aumenta da parte di commercianti, operatori economici e famiglie. Volevamo farlo, ma possiamo farlo solo adesso perché ce lo consente il bilancio e le leggi che sono cambiate, perché avevamo un obiettivo nazionale stabilito dal governo e dal Parlamento, che era di ridurre ogni anno i dipendenti e la spesa per il personale. Ora questo obiettivo rimane per grandi numeri, però ai comuni che hanno il bilancio a posto si può consentire, come hanno consentito a noi, di ricominciare. Il turismo in provincia di Siena nel 2017 risulta in netta crescita rispetto all'anno precedente, secondo i dati che sono stati resi noti dal Comune di Siena, che ha assorbito le competenze della provincia proprio sulle statistiche del settore. Assessore al turismo Sonia Pallai, oggi si presentano i dati sul turismo del 2017, dati che sono estremamente positivi perché parlano di un aumento notevole in un anno sia di arrivi sia di presenze. Sì, questo vale sia per quanto riguarda la provincia di Siena, perché oggi abbiamo presentato appunto il dato di Siena in quanto città di Siena, ma anche della provincia, e si conferma l'attrattività, quindi tante più persone ci scelgono anche nel 2017 rispetto al 2016, e questa cosa avviene anche se guardiamo l'ultimo quinquennio, quindi arrivano più persone di quanto arrivavano l'anno precedente. Si conferma nella misura di Siena di intorno al 5,5%. Per quanto riguarda le presenze, ovvero quante persone dormono, si conferma per quanto riguarda il Comune di Siena un aumento del 5%, quindi la tendenza negli ultimi 5 anni, in sintesi detto in modo molto semplice, è che sono arrivate più persone e comunque hanno pernottato più persone nel nostro territorio.
Quello che aumenta anche moltissimo è il tipo di turismo, cioè i turisti stranieri. Tornano gli americani, come ai vecchi tempi, dove Siena era una tra le mete preferite, no? E poi anche da paesi europei inaspettati, quali la Polonia, per esempio, c'è una crescita del 4,1%. È vero, sì, c'è una conferma e una tendenza molto positiva per quanto riguarda il turismo statunitense e tendenzialmente quello di lingua inglese. Questo perché è importante? Perché innanzitutto è più semplice raccontarsi e rilanciare una proposta, un'offerta, una città su un mercato che già ci conosce e che a noi è familiare, tra virgolette, come gli americani. Se tornano è importante davvero rinnovare la proposta, perché non vengono da noi solamente perché siamo belli, perché come noi ci sono altre realtà belle, ma dobbiamo proporci in modo diverso ed offrire qualcosa di nuovo da fare, anche se partendo sempre da quella che è la nostra realtà culturale. Noi abbiamo lavorato duramente per avere tutti i dati dalle strutture che erano un po' pigre a fornirli, e ora finalmente non abbiamo più proiezioni ma abbiamo dati veri, anche se sono per difetto, perché ancora non riusciamo a stimare completamente tutto il grande mondo delle locazioni turistiche brevi, che per comodità sono gli Airbnb, ma non solo. Quindi, al netto di questi dati, che dall'inizio del 2018 stiamo cominciando ad attingere, ottenendo anche la regolarizzazione di molte strutture. Ecco, su questo avete lavorato, insomma, ci sono emerse anche delle strutture che non versavano l'imposta di soggiorno, questo è un lavoro importante. Sì, c'è un'evasione grave, che è quella di riscuotere l'imposta di soggiorno e non versarla, che è un doppio reato. Poi c'è anche un'evasione di chi ha un'attività non registrata e quindi non riscuote l'imposta e non la versa. È un caso importante anche questo, ma non grave come l'altro, dove abbiamo rilevato un fenomeno preoccupante in un caso, e credo che fra pochi giorni lo renderemo più noto. L'imposta di soggiorno, fra l'altro, è salita da 1.400.000, che era l'anno in cui sono arrivato, a oltre 1.800.000, con un trend di circa un 26% in più nell'arco di 4-5 anni, e noi abbiamo mantenuto fede all'impegno di destinare il 10% di ogni euro che incassavamo a nuove iniziative turistiche. La primavera nella giornata di oggi ha portato neve sul Monte Amiata e tanti alberi che sono caduti un po' in tutta la Toscana a causa del forte vento sul versante grossetano in modo particolare. La Protezione Civile a Firenze ha segnalato anche nevicate sui rilievi appenninici, e il forte vento ha fatto registrare raffiche anche vicino ai 100 km orari nelle zone di montagna in provincia di Pistoia. Insomma, questo equinozio di primavera non ha portato esattamente le temperature che molti si aspettavano. Riguardo all'Amiata, come possiamo vedere da queste immagini, secondo quanto spiegato anche dai vigili del fuoco intervenuti a causa della forte nevicata, la strada provinciale che porta a Prato della Contessa è stata chiusa a causa delle piante che sono finite sulla carreggiata. Ci spostiamo in Valdelsa, dove prenderanno il via nella prossima settimana, nella settimana di aprile, anzi, i lavori di Piazza Mazzini, un intervento atteso di cui si è parlato moltissimo in questi ultimi anni. La piazza continuerà, anzi lo sarà forse ancora di più, continuerà ad essere un luogo centrale, il fulcro di molteplici attività e di funzioni. Allora sentiamo il sindaco come si procederà con i lavori. Piazza Mazzini cambia volto. Con l'intervento di riqualificazione, Poggi Bonsi darà una nuova vita a quella che è meglio conosciuta come Piazza della Stazione. Dopo Pasqua prenderanno finalmente il via i lavori di riqualificazione e rigenerazione di Piazza Mazzini, un intervento atteso su cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi e che fa parte del progetto di innovazione urbana che abbiamo vinto un paio di anni fa insieme a Colle Valdelsa. La piazza, Piazza Mazzini, è il fulcro di questa operazione di rigenerazione che abbraccia un'ampia zona della città di Poggi Bonsi e significa nuovi spazi, una nuova distribuzione degli spazi, nuovi arredi, nuova illuminazione, nuovi sottoservizi, quindi uno spazio di 8.000 metri è completamente ridisegnato, con l'idea di favorire la socializzazione, elementi di connessione all'interno della città e di mettere a disposizione della comunità una nuova
porta di accesso a Poggi Monzi e alla Valdelsa. L'intervento di riqualificazione riguarderà tutta la piazza per un totale di circa 8.000 metri quadrati, dove gli spazi saranno ridefiniti e valorizzati anche attraverso la cura dei materiali e le scelte cromatiche di arredo e di pavimentazione in pietra. Nella parte alta sorgerà un ampio giardino attrezzato con vialetti pedonali e la viabilità sarà ridisegnata in maniera più funzionale. Un intervento che è stato anche discusso a lungo nella cittadina valdelsana per gli alberi che verranno abbattuti. Al posto dei vecchi cedri saranno posti nuovi alberi. I due monumenti saranno infine riposizionati e gli spazi di sosta saranno ridefiniti ed integrati con i nuovi, che saranno recuperati anche nell'area Sardelli, dove nelle prossime settimane inizierà l'intervento di riqualificazione del parco. Durante l'esecuzione dei lavori inevitabilmente alcuni disagi ci saranno, proveremo a mantenere un dialogo costante con cittadini e commercianti, tra l'altro già nei prossimi giorni invieremo le prime comunicazioni, ci sarà un sistema di comunicazione quasi quotidiano nella evoluzione del cantiere, cercheremo di gestire al meglio le inevitabili difficoltà. Nella prima fase no, la viabilità e la mobilità rimarrà quella che si conosce oggi e lavoreremo sulle zone attualmente non occupate dai piani viabili. Una radio che parlerà dell'arcidiocesi di Siena e che andrà a sostituire Radio Alleluia, una radio che riportava solamente la vita diocesana. Nasce in questo modo Mia Radio, una nuova radio che è stata presentata quest'oggi, come possiamo vedere dalle immagini da parte dell'arcidiocesi di Siena, con nuove direttive date dalla Conferenza Episcopale Italiana e che quindi recepisce una serie di contenuti tipici delle radio commerciali prodotti da In Blu con la partnership nata appunto con l'arcidiocesi di Siena che replica il suo prodotto con contenuti nuovi. L'attenzione sarà rivolta principalmente ai temi del sociale, sarà quindi il fulcro su cui si cercherà di puntare per gli argomenti che saranno trattati. Attenzione anche al territorio e alla vita delle comunità. A lavorare sarà il mondo del volontariato giornalistico che già aveva avuto un'esperienza nella radio gestita dall'arcidiocesi, ma ci sarà spazio anche per il mondo dei giovani e delle parrocchie con un programma di alternanza scuola-lavoro che è già stato sperimentato e su cui si continuerà a puntare anche per la programmazione radiofonica dedicata ai più giovani. E per i bambini invece prende il via Impara Giocando verso School Food, un progetto di attività motoria che è stato promosso dal CONI di Siena e dalla Fondazione Monte dei Paschi. Il progetto è rivolto all'ultima classe della scuola d'infanzia che si svolgerà in tutte le scuole del comune di Siena ma anche in altri comuni limitrofi. È un progetto di attività motoria di base che facciamo quest'anno rivolto a circa 500 bambini del comprensorio della nostra provincia spalmati in sei comuni. Si tratta di dare la possibilità a questi bambini di muoversi, di fare attività fisica all'interno di regole prestabilite ma sostanzialmente in libertà. È un momento importante, è un momento in cui si mettono in gioco con se stessi e con i compagni, imparano la percezione del loro corpo e del movimento. È un percorso che idealmente vorremmo che li accompagnasse per tutto il corso dei loro studi, perché mettere lo sport al centro del progetto educativo è secondo il CONI fondamentale per creare anche nel futuro delle persone, degli uomini migliori che abbiano imparato a confrontarsi con se stessi e con gli altri. Quest'anno il progetto è all'interno di un progetto più ampio della Fondazione Monte dei Paschi che si chiama School Food, un progetto sugli stili di vita e lo sport è un veicolo importantissimo. School Food è un progetto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena di cittadinanza globale, sostanzialmente interviene nelle scuole primarie, terze e quarte elementari delle province di Siena, Arezzo e Grosseto su temi come gli stili di vita, l'educazione alimentare, l'agricoltura, la sostenibilità e il consumo consapevole.
Quest'anno per la prima volta abbiamo sperimentato, lo stiamo sperimentando in collaborazione col CONI, queste tematiche soprattutto legate alla motorietà dei ragazzi e quindi all'uso del proprio corpo e all'attività fisica, quindi all'educazione motoria, anche nelle materne. Quindi quest'anno nel comprensorio di Siena avviamo una sperimentazione volta a far sì che questi ragazzi possano sempre più muoversi e sempre più essere preparati a poi entrare nel mondo della scuola consapevoli dell'importanza degli stili di vita. E noi arriviamo allo sport con la Robur. Dopo la sconfitta contro il Livorno, i bianconeri si trovano adesso a dover girare assolutamente pagina e pensare già alla prossima partita contro la Pistoiese sabato prossimo. Facciamo il punto con il servizio di Giuseppe Ingrosso. Amarezza, sconforto, tanto rammarico e la sensazione di aver perso il treno delle grandi occasioni. Come all'andata il derby va a Livorno, come all'andata il Siena gioca bene, dà segni di maturità, ma alla fine torna a casa con le mani vuote. E pensare che il primo tempo aveva lasciato indicazioni più che positive. Il volo di Mazzoni sul tiro da fuori di Gerli, il gol annullato a D'Ambrosio poco dopo sugli sviluppi di un angolo e la giocata di Marotta, conclusa con un tiro fuori bersaglio, avevano spostato la bilancia dalla parte dei bianconeri. Ma il Livorno, inizialmente pericoloso solo con qualche ripartenza, è entrato nella ripresa con un altro spirito ed è passato grazie a una ragnatela di passaggi che hanno portato al gol di uno straordinario Valiani, che come all'andata gioca lo scherzetto ai suoi amici Vergassolo e Mignani. Il Siena la reazione l'avrebbe anche, ma D'Ambrosio manda alto di testa sotto porta su un cross teso di Guberti. Lo stesso Guberti fa la barba al palo con un tiro cross dalla sinistra e Marotta rimedia solo un giallo che lo costringerà a saltare la Pistoiese. A sfiorare il pari con una spettacolare rovesciata è Boulevardi, poi sostituito da Emmausso, che tocca due palloni e ne sbaglia tre. Entra anche Cristiani, livornese doc, mentre resta in panchina fino al 94esimo Samuele Neglia. A fine partita è un tributo del Livorno che effettua il sorpasso e torna al primo posto. Per Mignani soltanto tanta amarezza. C'è tantissima amarezza perché nel momento in cui abbiamo preso il pullman e siamo venuti qua ci aspettavamo un esito diverso. È andata così, è anche difficile poi stare a raccontare il perché. Loro hanno fatto un colpo di noi, non siamo riusciti a farlo, la squadra ha perso ma ha fatto prestazione. Loro sono stati bravi a fare gol perché il gol hanno fatto una bella azione, noi siamo stati probabilmente poco bravi ad essere recettivi in quella situazione. Poi non sto a dire se si è giocato tanto o poco perché io parlo di calcio, non del resto. La squadra ha provato in tutti i modi a riaprire la partita, a pareggiarla con la forza, con l'orgoglio, con secondo me anche l'ordine. Non ci siamo riusciti, è un grosso dispiacere per noi, per la gente, per tutti quelli che ci credevano, ma voltiamo pagina e andiamo avanti perché abbiamo la forza per reagire, per fare queste 8 partite che ci restano al massimo. Loro hanno giocatori esperti perché Valiani, Bruno, Luci, Franco, Maiorino, tutti giocatori che hanno, probabilmente ne dimentico qualcuno, che hanno fatto campionati importanti, hanno giocato partite importanti. Hanno fatto la loro partita, una squadra ha giocato a calcio, secondo me anche bene, il Siena e l'altra ha vinto. E si chiude qui anche questa edizione del nostro TG, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con la trasmissione condotta da David Taddei, Siena risponde, si parlerà di politica e ancora il focus sulle prossime elezioni amministrative di Siena. Prima però ci sono le previsioni del tempo, grazie a tutti e una buona serata su Canale 3. Buonasera a tutti, un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. La carta della pressione al suolo che vedete alle mie spalle ci mostra un'area di alta pressione che va a interessare il Mediterraneo occidentale e quindi in parte anche la nostra penisola, determinando un miglioramento delle condizioni del tempo a seguito della perturbazione transitata nella giornata di oggi e anche in quella di ieri. Andiamo a vedere quindi la previsione per la giornata di oggi. Cielo sereno su tutta la regione, qualche addensamento nuvoloso soltanto sulle zone meridionali nella prima parte della giornata. In serata nuvolosità in aumento sulle zone nord-occidentali.
venti in attenuazione, moderati o deboli poi nel corso della giornata dal quadrante orientali, i mari saranno poco mossi sotto costa, ancora mossi al largo. Temperature in diminuzione nei valori minimi, le massime invece saranno stazionarie o in locale lieve aumento. Infine uno sguardo alla giornata di venerdì, ancora tempo discreto, qualche nuvola in più in transito dal nord verso sud, venti fra deboli e localmente moderati dai quadranti settentrionali, temperature in diminuzione anche sensibile nei valori minimi con possibili estese gelate. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, una buona giornata.